Corpus Iuris Civilis. Il Corpus Iuris Civilis, o Corpus Giustinianeo, è la raccolta di tutto il materiale giuridico del diritto romano che l'imperatore bizantino Giustiniano I decide di riorganizzare durante il suo regno. Questa operazione si inserisce nel programma di recupero della grandezza imperiale che Giustiniano volle adottare in tutti gli ambiti di governo. Con il Corpus Iuris Civilis, Giustiniano avvia un'operazione di recupero della tradizione legislativa precedente, adattandola però ai tempi moderni e alle nuove esigenze dell'impero. La grande diffusione della dottrina cristiana, ad esempio, portò all'introduzione di norme che facilitavano la liberazione degli schiavi. L'importante opera viene affidata a Triboniano, ministro della giustizia, e a una commissione di giuristi. I lavori iniziano nel 529 d.C. e vengono svolti con sorprendente velocità, tanto che nel 533 viene pubblicato il primo volume dell'opera, Le Institutiones. In breve tempo seguiranno il Digesto, il Codex e le Novelle Constitutiones. Con la diffusione in tutta Europa del monachesimo e degli scriptorium, vengono alla luce numerose versioni miniate del Corpus Iuris Civilis. La relazione stretta tra il testo e le immagini era fondamentale anche nei testi giuridici, per facilitarne la comprensione. In questa miniatura di epoca medievale del Corpus, ad esempio, vengono raffigurate in maniera dettagliata tutte le pene capitali che si potevano subire compiendo certi reati. Il Corpus Giustinianeo fu un testo di fondamentale importanza per lo sviluppo della giurisprudenza in tutta Europa e per secoli venne utilizzato come modello di ispirazione per la stesura dei sistemi legislativi. Soltanto nel XIX secolo cominciò ad essere considerato desueto e fu superato dal Codice Napoleonico.